Di che cosa parla più spesso la Vergine durante le sue apparizioni a Medjugorje? Nel corso di circa 40 anni di apparizioni a Medjugorje, la Madonna ha rivelato oltre 1200 messaggi pubblici attraverso i sei veggenti. Il tema più importante, quello che fa da cornice, potremmo dire il messaggio di Medjugorje, è la conversione, intesa come un decisivo traguardo di santità personale al quale ciascuno è chiamato a tendere con la grazia di Dio, facendo tesoro di cinque sassi da impiegare come Davide contro Golia per sconfiggere il peccato e il nemico per eccellenza della nostra felicità, che è Satana. Questi cinque sassi sono, primo, la preghiera. In particolare il rosario del quale la Regina della Pace chiede la recita completa ogni giorno. 2. La confessione, della quale la Madonna dice che non esiste uomo al mondo che non abbia bisogno di riconciliarsi con Dio e con il prossimo almeno una volta al mese. 3. L'Eucarestia, alla quale la Vergine invita ad accostarsi potendolo fare tutti i giorni, sapendo che è cibo di vita eterna e che è il cuore che Gesù ha dato alla Chiesa e che la rende indistruttibile. 4. La parola di Dio, cioè la Bibbia, che diventa necessario riscoprire oggi più che mai, ponendola al centro della nostra casa per nutrire la propria anima della sapienza divina che in essa è contenuta. 5. Il digiuno, a pane e acqua, che la Madonna chiede mercoledì e venerdì per rafforzare la propria volontà nella lotta contro il peccato. Tante volte la Madonna ci esorta a non accogliere i suoi messaggi per curiosità, ma a meditarli e a viverli per cominciare quel profondo rinnovamento interiore che porterà alla conversione, alla santità e a decidersi per Dio.